Bella lì, fratelli e sorelle nerazzurre, queste sono partite da vincere, non importa come, non importa perché, bisogna portarle a casa, l'abbiamo portata a casa, bravi ragazzi, ennesimo trofeo, aspettiamo sempre qualcosa di più grande perché ce lo meritiamo, però la mentalità dei ragazzi porta sempre in queste partite qua a raggiungere l'obiettivo. Questa è la cosa più importante, nei 90 minuti era una partita difficile perché comunque il Napoli si è snaturato per giocarsela con noi, perché questo è quello che ho visto io, e ho visto che il nostro portiere potrebbe tranquillamente girare la polenta durante i match, perché comunque totalmente inoperoso, ha fatto un intervento e basta. Il tabellino della partita mi piacerebbe riguardarlo insieme a voi, perché è abbastanza schiacciante, la devi buttare dentro, la devi sbloccare prima. Noi siamo abituati troppo bene, noi interisti, noi vogliamo tutto bello, tutto semplice, niente semplice, anche queste partite dove tu meriti di vincere 3-4-0 e poi te la porti a casa, però la porti a casa, cioè la cosa importante è che noi l'abbiamo portata a casa, ok? Quindi spero di non sentire minchiate domani, però penso che la felicità comunque di essere andati là e aver portato a casa un trofeo che vale 8 milioni di euro, perché noi stasera abbiamo portato a casa 8 milioni di euro, quindi obiettivo raggiunto, e adesso subito testa al campionato, che è la cosa che ovviamente a me interessa di più, subito testa a Firenze, dove il nostro Barellino non ci sarà insieme a Çalhanoğlu, perché ricordiamo erano diffidati, e c'ha la prima, e oggi Barella ha preso il cartellino, quindi non ci sarà Firenze. Comunque contentissimo dei nostri ragazzi che ci regalano sempre soddisfazioni come questa, perché comunque parliamoci chiaro, cioè per noi la difficoltà magari stasera era sbloccare la partita, sì, però io mi metto nei panni dei tifosi del Napoli che non hanno fatto un tiro in porta, questi non hanno fatto un tiro in porta, quindi cioè per loro la speranziella era andare ai rigori. Cioè quando l'Inter fa l'Inter è questo, cioè al massimo gli altri cosa possono fare? Augurarsi che gli vada tutto di culo e vadano ai rigori, l'unico modo per non fare vincere la Coppa a noi. Ormai il livello raggiunto è veramente importante, la mentalità è veramente importante, e poi vogliamo trovare il cavillo. È chiaro che tutti noi sognavamo di fare comunque un risultato tipo quello con la Lazio e sboccarla prima. Però giustamente la vecchia volpe di Mazzarri, perché comunque a Mazzarri gli si può dire quello che si vuole, però comunque questa partita qua sapeva già che doveva pregare il Signore di non prenderle, ma in maniera pesante, e l'ha tirata fino a farla finire, e sperava di andare a rigore e giocarsela. Unico modo per giocarsela per una squadra italiana con l'Inter è questo, perché noi siamo di un altro livello, non c'è trippa per gatti, ragazzi. Cioè, gli altri di altre squadre che vengono qua sotto a rompere i coglioni, infatti non hai ragione, noi siamo un'altra categoria. Il Milano è il simbolo regale, il biscione dell'internazionale. Altra coppa portata a casa, complimenti ragazzi, complimenti mister, che è il più vittorioso in questa competizione. Adesso noi è chiaro che aspettiamo qualcosa di più importante, ma arriverà.